Bene, finito anche questo video. Diamoci una sciacquata alle mani qua. E come mi capita spesso, scaricato la batteria. Fortuna che ne ho tre. E via. Vabbè, adesso mi tirerò fuori la sedia. Prendo un po' di soldi, vedo cosa c'ho da mangiare. E via. Però, tanta roba. E dopo una mattinata produttiva, sia nel mio lavoro con qualche mail e messaggio che a registrare nuovi contenuti, inizio a prepararmi il pranzo. Ma che meraviglia di posto mi trovo! Pace, natura con i suoi suoni, ma soprattutto nessun essere umano attorno. Che dire, fantastico! Adesso mi metto a lavorare un poco, sto chiudendo un video che l'avrete già visto e facciamo partire DaVinci Resolve, che è il software che sto usando nell'ultimo anno e mezzo, e adesso sta arrivando una nuova versione che dovrò aggiornare e tanta roba. Dopo anni di Final Cut sono passato a DaVinci con qualche difficoltà, però devo dire in verità mi trovo veramente da Dio adesso. Poi non importa se si usa Premiere, Final Cut, DaVinci, CutCut, altri software, l'importante è creare contenuti. Poi il software, l'importante è impararne uno e andare avanti con quello. Mi metto davanti il mio MacBook per finire un video iniziato qualche settimana fa. Sì amici, qualche settimana fa. Perché in questo periodo di lavoro ce n'è tanto e il tempo per creare nuovi contenuti ne ho poco e quello che ho lo dedico al riposo. Già essere qui è una fortuna. Il lavoro è sacro, per carità, ma a volte mi domando se è giusto dedicargli tanto tempo e poco a noi stessi. Ma che meraviglia! Peccato che non tutti i lavori si possono fare in questa maniera. Credo che lavorando così, in mezzo alla natura, con la luce naturale e non quella degli uffici, si sia più produttivi. Fortuna che al giorno d'oggi abbiamo la tecnologia che ci aiuta e grazie a questa tanti nuovi lavori sono nati per dare a molte persone nuove opportunità per vivere anche così. Bene, finito il video, l'anteprima di Instagram, l'anteprima di YouTube. Devo fare l'immagine copertina che le farò questa sera. Il sole è ancora alto, sono quasi le 6:20. Mi sono messo su la t-shirt perché faceva un po' freddo. E c'è questa arietta che si è alzata che ho messo sulla t-shirt. Va bene, dai, adesso metto a posto e me ne vado al grado. Se riesco faccio un po' di allenamento con la slackline, devo andare a far spesa e poi stasera devo caricare tutti i contenuti perché domani usciranno. Voi naturalmente avete già visto e mi auguro che abbiate messo i commenti, i like e quant'altro. Così posso continuare a fare i contenuti magari un po' più frequentemente come una volta. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. Rimetto tutto a posto e lascio come l'ho trovato, bello e pulito. Peccato che a volte mi capita di trovare spazzatura per terra in posti come questo. Non capisco perché la gente abbia così poco rispetto per la natura. Bene, ed ora mi metto in strada, ma
prima di toccare l'asfalto faccio un paio di chilometri off-road. Che meraviglia guidare in questo contesto! Il fatto di mettersi alla guida del proprio mezzo ti dà un senso di libertà e pace con te stesso. Quante volte macino chilometri e la mia mente è libera da tutto. Che meraviglia! Viaggiare è spettacolare. Non riesco a capire come i giovani di oggi non abbiano tanta voglia di prendere la patente. Quando ero ragazzo non vedevo l'ora di farlo, proprio per il senso di libertà e di autonomia. Però mi rendo conto che sono discorsi da vecchio e il mondo è cambiato. Ormai la tua libertà te la prendi con un biglietto d'aereo da pochi euro e in poche ore sei in un altro paese. Al giorno d'oggi non si assapora più il viaggio, il percorso, ma si pensa solo alla meta d'arrivo. Ed è un peccato. Anche il percorso ha il suo fascino, i momenti, i paesaggi, tutto quello che ti circonda è fantastico. E la meta è solo un arrivo. Anche quando siamo liberi, purtroppo corriamo lo stesso. Non esistono più le cose fatte con calma. Vogliamo tutto e subito. Peccato che l'essere umano sia diventato così. Ebbene, bene. Allora, sono le 6:30. Devo correre a grado veloce al supermercato, se no non ho niente da mangiare. Chiude alle 7, ho visto. Quindi, meglio darsi una mossa. Bene. Sovraesposto sono, abbiamo così, magari sono di meno. Allora, fatta la spesa, 10,23 euro, due mozzarelle, un wurstel, avevo voglia di wurstel oggi, e domani un'insalata di tonno, quindi per cena e pranzo sono a posto, 10,23 euro. Poi domani sera arriva la Lucy e vediamo cosa comprare insieme. Il sole è ancora alto, sono già le 7 e me ne vado in spiaggia a fare un po' di slackline, che già mesi che non la faccio. Bene, si dormirà qua, ci sarà una gara di motocross, non so se domani o domenica, e quindi vediamo anche per fare il van dove metterlo. Adesso vado in spiaggia. Il problema è che avevo dimenticato di comprare i sacchettini, mi metto qua, va, avevo dimenticato di comprare i sacchettini del bagno. Fortuna che ne ho altri due e quindi sono a posto, dai. Ah, che bello, sono le 7 di sera, non ho voglia di far cena, di solito noi mangiamo alle 7. Sono ancora sazio dei fagiolini che ho mangiato a pranzo. Via, adesso ho voglia di fare un po' di attività, sono fuori allenamento, è mesi che non faccio la slackline, non vado a correre, non faccio niente. Vediamo come va, farò un 20 minuti circa. Il parcheggio qua, che a pagamento 6 euro tutto il giorno, dovrebbe essere solo per le macchine, ma ci sono anche i camper e ce ne sono un po'. E qua nell'area del parcheggio camper, quelli anche qua 6 euro al giorno, c'è un bel po' di persone. Tanti magari hanno fatto il ponte perché stiamo andando al 1° maggio. Va bene, dai, andiamo a vedere in giro in spiaggia. Bello fare la slack davanti alla spiaggia. Ah, fantastico. Ed eccomi nella mia palestra preferita all'aperto. Ogni volta che faccio una sessione di allenamento mi sento alla grande. E qui è meraviglioso. Non faccio tanti minuti, solo quelli che mi servono, ma mi fanno stare bene sia a livello fisico che soprattutto quello mentale dopo giornate intense. Bene, ho fatto una ventina di minuti, è come andare in bicicletta, anche dopo un anno non ci si dimentica. Devo dire la verità, è stata una bella sessione, sono entusiasta e adesso il sole è ancora alto, io direi di andare in spiaggia a fare 4 passi e poi vado a cena, mi preparo la gigia e vado a cena. Questo è il periodo che amo di più qua a Grado, da aprile a metà giugno, dove c'è ancora pochissima gente, le giornate si stanno allungando, non c'è caldo afoso, c'è un po' ventilato e si sta da Dio. Quindi è il periodo top, top, top. Ah, fantastico. Questa è la van life. Lavorare il giusto,
un paio di ore, dedicarsi a se stessi e fare attività fisica il più possibile. Ho 52 anni quest'anno e devo riprendere a fare allenamenti, che era veramente tanti mesi che non facevo niente. Però quando sono da solo ho più voglia di fare, quando sono in due con Lucy mi fa difficoltà fare, perché quando sono solo magari mi annoio, allora faccio attività. Quando sono con lei, una chiacchiera, incominciano i mussati, bastardi mussati stanno già iniziando. Va bene, dai, mettiamo a posto, andiamo in spiaggia. Una cosa che adoro è il fatto di camminare a piedi nudi, e quando vengo qua al Grado o vado al mare tendenzialmente sono sempre scalzo. La Lucy non capisce mai, però c'è tanti benefici anche nel camminare scalzo. Il sole è lassù, non so se si vede, ci facciamo questa bella camminata in pace. Fantastico. Io mi auguro che anche voi, o potete, fate voi, vivere anche di questi momenti con le vostre passioni, le passeggiate, il trekking, non so, non serve fare van life per vivere questo. Cercate di stare il più all'aperto il possibile. Bisogna muoversi. L'uomo non è fatto per stare fermo sedentario a casa davanti alla televisione, a meno che uno non è stanco del lavoro. Però dobbiamo muoverci, dobbiamo far movimento, tenersi in forma, e così anche risparmiamo soldi sulla sanità, perché siamo sani. Bello, fantastico. Siamo al 29 aprile, tanta roba, è stata una giornata entusiasmante, devo dire la verità. Quando c'è il sole è tutta un'altra storia. Abbiamo fatto 2 giorni a Milano, pioggia, nuvolo. Siamo tornati qua ieri sera, scaricata la batteria, è la seconda batteria della GoPro oggi che faccio fuori. Adesso tornerò alla Gigia, accenderò la power station e mi devo mettere sotto carica il Mac, le GoPro. Il drone oggi non ha volato perché non si poteva volare. Quindi dicevo, siamo tornati ieri sera dalla Lombardia, da Milano, e oggi abbiamo avuto una giornata eccezionale, fantastica. E che danno mercoledì pioggia e Lucy arriva domani sera che finisce il lavoro. Speriamo di no, dai, che mercoledì sia una bella giornata anche per lei, che possa prendere nell'energia del sole, questa aria buona di mare. Tu al mare, io a lavorare, io sono a lavorare. Chiama, lavora. E un saluto alla Lucy ci voleva. Incredibile, tantissimi anni fa quando ho iniziato a viaggiare non c'era questa tecnologia che abbiamo oggi, e anche così siamo lontani ma vicini. FaceTime, l'applicazione di Apple, ci chiamiamo e ci vediamo. So che vorrebbe essere anche lei qua con me, però le priorità sono un po' cambiate, quindi è giusto che ognuno faccia il suo. Veniva lei al mare da sola quando io lavoravo, adesso vengo io da solo quando lei lavora. Però domani mi raggiunge e faremo una bella passeggiata per il centro di Grado a berci una birretta, o se no al mio ufficio estivo. Per i nuovi che sono venuti in questo canale per caso, il mio ufficio estivo è solamente il bar del campeggio, che è già anni che ci vado,
vista mare e mi metto a lavorare lì la mattina di solito, o sul blog o sul video, e la sera io e lei andiamo a farci una birretta. Sono felice. Il sole è sparito, adesso me ne torno indietro, vado alla Gigia, mi faccio cena e mi metto a caricare i video su YouTube. E la giornata finisce così. Potrei farvi vedere qualcosa dopo, ma il sensore della GoPro non funziona bene con poca luce, quindi non è il caso di farvi vedere. Bello, 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 bello. Non posso chiedere di meglio. Ringrazio il cielo per la fortuna che ho di vivere tutto questo. Ripeto, mi auguro che anche voi potete vivere situazioni, emozioni del genere. Non sono lontano da casa, sono nel mio Friuli Venezia Giulia, però come dicevo sempre nel video, anche dietro l'angolo di casa si possono vivere belle emozioni, belle esperienze. Un tramonto è sempre diverso, il mare è sempre diverso, adesso è bello calmo, però potrebbe avere qualche onda, qualche non onda. A chi piace la montagna, anche la montagna è meravigliosa, io la vivo pochissimo, però ammetto anche quello. Vi faccio vedere, non so se si vede, no, purtroppo non si vede, e tutti i raggi del sole che sono meravigliosi, i cocai, scusate, i gabbiani volano intorno, cercano da mangiare, e quindi meraviglioso. Siamo in spiaggia, pochissime persone che ammirano il panorama, il tramonto, ed è tutto meraviglioso, fantastico. Hanno già preparato i vari ombrelloni per la nuova stagione che tra qualche giorno inizierà, e che dirvi, basta. Questa è stata una giornata veramente entusiasmante, spero di avervi coinvolto, avervi fatto vedere qualcosa di nuovo per i nuovi. Chi mi conosce sa già, bene o male, sempre quello, ma non c'è niente da inventarsi facendo la van life. È la vita come fate voi a casa, solamente su ruote. Ah, fantastico. Bene, che dirvi? Mettete qualche commento se vi è piaciuto il video, se vi ho trasmesso qualcosa. Che dire, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.